Le applicazioni delle nanotecnologie in medicina e nel settore della salute sono nel settore diagnostico per scoprire le piccole molecole che ci permettono del nostro corpo, che ci permettono di fare la diagnosi, nel settore della terapia per fabbricare farmaci nanotecnologici che possono aggredire solo la malattia, in particolare il tessuto tumorale, e nel campo della salute i prodotti di bellezza che aiutano a mantenere il corpo vivo, sano e bello per più lungo tempo possibile. Noi siamo composti da cellule, che diciamo è la nostra unità più semplice. Vedete il nucleo, la cellula, il DNA con i cromosomi che compone le cellule. E vedete che questa cellula ha una misura, 4 micron all'incirca, poi ci sono le più grandi e le più piccole, e vedete che siamo sopra il nano. Quindi quando parliamo di nanotecnologia ancora non siamo a livello della cellula, siamo più sotto. E dentro la cellula, dicevo, ci sono i cromosomi e quindi il DNA. Il DNA è la biblioteca delle nostre informazioni. Ma in futuro le modifiche delle nanotecnologie saranno profonde, perché a ogni paziente ci sarà un nanofarmaco fabbricato sulle sue caratteristiche biologiche e sulle sue caratteristiche genetiche, e soprattutto sul tema della rigenerazione dei tessuti le nanotecnologie permetteranno la riparazione di molte parti del nostro organismo.